Il torinese Francesco Becco Bagnaia, 21 anni, ha conquistato il titolo di campione del mondo di Moto2 sul circuito di Sepang in Malaysia, dopo una stagione da record. Il giovane pilota dello Sky Racing TVR46, di Valentino Rossi, è arrivato terzo nell'ultima gara, ma questo non gli ha impedito di ottenere il suo primo titolo iridato. La vittoria nella gara è andata a un altro italiano, Luca Marini, dello stesso team di Bagnaia. Becco corre in Moto2 dall'anno scorso e quest'anno la sua scalata al mondiale è stata scandita da 8 vittorie, leggi, un talento cresciuto a Chivasso. Le sue prime parole dopo il trionfo: ricorderò questo giorno per tutta la vita, devo ringraziare la mia famiglia, Sky, ringrazio Valentino, la mia ragazza, tutti insieme abbiamo fatto una grande stagione. È una vittoria di tutti, eravamo in molti oggi in moto. Francesco Bagnaia confeziona una dedica collettiva per festeggiare il primo titolo mondiale della carriera, arrivato nella classe Moto2 grazie al terzo posto in Malesia. Ho cercato di controllare Pasini, spiega il pilota di sapevo che non avrebbe fatto cavolate, ho cercato di non strafare. Forse potevo anche vincere, ma Marini meritava questa vittoria per come si è impegnato in questo weekend. Valentino Rossi è stato tra i primi a complimentarsi per il mondiale Moto2 vinto da Francesco Bagnaia, allievo della sua VR46 Academy. È un titolo fantastico, che abbiamo vissuto giorno dopo giorno, tutti insieme, ha detto Rossi a Lo Scorso Anno, il suo primo in Moto2, mi aveva subito impressionato, sapevo che poteva far bene, ma non mi aspettavo che il mondiale arrivasse già in questa stagione. Però da martedì, a Valencia, credo che il nostro rapporto sarà un po' più difficile, ha scherzato Rossi, alludendo ai test della MotoGP, perché ho paura che vada subito fortissimo.